Beccatevi questo esperimento sociale. Salve la gente, qui Gabby e benvenuti su BeamNG Drive, un simulatore di distruzione di cariole. Ecco qua la mia cariola. Ma il mio obiettivo è prendere la rampa. Domiamo la rampa. La mia auto ha i cavalli volanti, non quelli che stanno fermi, quelli che volano sopra le rampe. Perfetto, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo nella zona oscura. Mamma mia, riusciremo a fare il giro della morte? No! Chi ci ha messo? Chi è l'infame che ha messo i sassi? Possiamo pure scegliere la gravità! Ma com'è che fanno a sapere quanta gravità c'è su Saturno? Devono essere veramente delle grandi menti! No! 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 Auto! Dove stai andando? La mia macchina! To space! Stop! Stop! La mia paura! No, 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 no! Vedo i bug, vedo i bug, vedo i bug! C'ho i T dietro, tipo, qua, che tipo si appende! Ah! Gabby, fammi scendere! Ah, l'abbiamo perso il T! Abbiamo perso il T! Non funzionano i freni! Voglio cadere sul morbido! Non è morbido questo! E se io tiro la palla tipo sopra sta collina, dove va? Dove va? Dove va? Dove va la palla? Beh, dove sta andando? Benji! Parala tu! Ich bin sorry, Benji. Ok, allora il test ci sta. Ma pure la visuale in prima persona! Oh! Levati! Perfetto! Allora, ho preparato un camion, lo vedete là? Ora io sparerò dalla mia bocca, proprio nel mirino, una cannonata che lo distruggerà in non so quanti pezzi! Allora io premo. Vai! Wow! Sono andato io addosso al camion! Sto rimbalzando sulla palla! Sono tornato più cannoniere di prima! Beh! Credevi di scherzare con Mr. Cannonball? Aia! No, mi sono impigliato! No, 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 no! Oh, no! La vendetta del camion nero! Ma non è finita qua! In questo gioco ci sono anche gli scenari! Possiamo, ad esempio, affondare il Pigeon? What? Pigeon al rapporto! È giallo, non è un Pigeon, è un Pikachu! Il Pigeon giallo, queste sono le auto migliori, ti durano una vita, non devo affondarlo? Io lo affondo! Ah no! Non capottarti adesso, infame! No, lo stagno malvagio! Non devo fondere questo motore! Arriverà un giorno in cui i motori saranno ad acqua e noi Pigeon non soffriremo più. Ah! Sto soffrendo, non farlo affondare. Pigeon, non mollarmi adesso. Pigeon, no, dov'è? Oh mamma mia, la ruota del Pigeon! È arrivato, sì! Anche senza una ruota. Ruocia, arremma, semi, mata. E ora, piccioni miei, andiamo ad annegarlo. Oh, oh, dove posso abbandonare il mio Pigeon? Fanculo questa città! Io vado nella landa desolata! Ci sono altri fiumi! Vedete, il mondo è libero! Il luogo migliore per farlo è quel laghetto. Dai, Pigeon, andiamo a bagnarci! Andiamo a bagnarci! No, Pigeon! Non spiccare il volo senza il mio permesso! Ce l'ho fatta, sì! L'ho annegato! Rispondimi, Pigeon! Stop right there, criminal face! Fermo, feccia criminale! Ulisse, fermati! Sono una sirena! C'è una mossa che usano i poliziotti! La mossa è quella di prendere il sedere dell'altra macchina e tirargli una sculacciata! Woo! Fermato! Ce l'ho fatta! Oh, no, ecco, tu non scappi! E anche lui va in gattabuia! Ok, la prendo bene! Ho preso! Ok, sono più in aria che per terra! Ma questo mi va bene! Adesso questa macchina andiamo a parcheggiarla con stile, volando da un palazzo all'altro. Vai così, vai così. Perfetto, 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 perfetto. Ma perché finisco in questi posti? Perché queste povere macchine non possono stare a terra in autostrada come tutti, ok? Destra e sinistra, cosa devo fare adesso? Non mi dire che devo schiantare qua. No. Oh mamma mia. Oh my god. Sono diventato un Beyblade comunque nel frattempo. In pratica non dovrei far cadere la macchina perché non è proprio fissa. Io non è che l'ho legata, mi sa.
E quindi quando arriveranno le curve potenti come questa, lei potrebbe tipo scivolare. Ah no? Rimane attaccata. Cos'è? Quella colla l'abbiamo intaccata. Ah, che capello. Le cargo te. Ho toccato una foglia, l'auto dietro si è rotta. Giochi preziosi? Sei una cosa macchina. Vaffanculo. Mi divorzio da te. Andiamo per di qua. Non me ne frega. Ma è attaccata con la colla, è attaccata. Ecco, l'ho staccato ormai. Mi sono liberato. Mi sono liberato di... Cavolo, si era come una sanguisuga. Era rossa come una sanguisuga e si era appesa e mi risucchiava l'energia dalla schiena. Ora l'ho separata. Devo fare a gara? Oh yeah! Chi ha il motore? Fast and Furious? Ma che cosa? La mia auto va all'indietro. Io sto premendo per andare avanti e quella va all'indietro. Furious sono io qua, sono furioso. Ok, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la decima. Vai, 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 vai. Infame, infame. No! E arrivo così. Arrivo così io. Arrivo lo stesso. Ciao! Pivello. Dai, dai, chi è il migliore qua? Chi è? Chi è? L'ho avuto fuori pista. Chi è? Ma ce l'ha fatta lui o io? Ce l'ha fatta. Oh madre. Sono una foglia. Mannaggia te. Adesso arrivo. Adesso arrivo. Adesso. Domani arrivo. Domani arrivo. Mio. Vai nella foresta. Vai nella foresta. Vai nella foresta. Vai nella foresta e soffoca. Soffoca in quelle piante. Oh no. Oh no. Oh no. Che brutta la scelta di fare la gita qui. È un po' ripido. Aia! Ah! Ah, per favore! Perché sono andato nell'Everest? Ai, una valanga qua! Una valanga, non è una macchina! Dove sto scendendo? Io sono la neve perché sono bianca. No! 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 Dove ho messo il mio tettuccio? Dove l'ho messo? L'ho dimenticato! Bene, almeno adesso ci sarà il rinfresco dopo tutto questo sudore, no? Sono una sottiletta. Ah, adesso mi aspetta il bagno. Sì. Oh, arrivato nel luogo dove volevo. Ora sparisco nell'oceano. Salutatemi ragazzi, io vado in nuove terre. Vado con i signori dei tridenti. Andiamo bene ragazzi, non sapete una cosa. Io penso però di concludere questo episodio di BeamNG qui. Mi è piaciuto, devo dire che è bello sfracassare le macchine. È sempre una cosa divertente. E la fisica in questo gioco... meglio di Einstein. Detto questo, io penso di concludere qui. Penso di farci altri episodi, ma è tutto da vedere. Dipende anche da voi. E quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Da 9 saremo tutti dei pony. Il mondo cadrà in mano dei pony. Registriamoci. Zero! Zero iscritti, partiamo solo $100. Mamma, non potevi darmene un po' di più? Ma certo che... No! Va bene.